I finanzieri del gruppo di Macerata hanno intercettato e fermato nei pressi del casello autostradale di Civitanova Marche un'auto palesemente carica di merce. L'ispezione ha permesso di rinvenire oltre 500.000 di prodotti, accessori ai tabacchi da fumo, tra cui cartine arrotolate senza tabacco, filtri e cartine semplici, soggetti ad imposta di consumo. Le preliminari operazioni condotte dai militari hanno confermato la detenzione ed il trasporto illecito degli articoli, in quanto la persona che li trasportava non deteneva alcuna documentazione fiscale che ne giustificasse l'acquisto e che ne attestasse il preventivo versamento della relativa imposta di consumo, né la stessa possedeva alcuna licenza autorizzatoria all'acquisto dei beni in esenzione d'imposta. I finanzieri maceratesi hanno constatato che gli accessori per fumatori erano stati illecitamente importati dallo Stato di San Marino e che erano destinati a numerose rivendite di tabacchi della fascia costiera e dell'entroterra marchigiano, che al momento sono in corso di identificazione.